Pescare questi pesci da riva è una delle pesche più emozionanti che ci sia. In questo video scopriremo la montatura artigianale e l'esca prediletta per insidiarli. Scegliamo una zona immersa nella natura, pur percorrendo un po' di strada a piedi, per il beneficio di essere isolati dai bagnanti. Per insidiare questo pesce non abbiamo bisogno di uno spot ben preciso, in quanto il pesce serra è una specie invasiva e ne troviamo esemplari in quasi tutti gli spot. Da notare che sarà molto più piacevole mangiare un pesce serra pescato da una spiaggia in mezzo alla natura che di un esemplare pescato in una zona portuale. Potrebbe sembrare un'informazione scontata, ma non tutti ne sono a conoscenza. Adesso andiamo a vedere la montatura e le canne utilizzate per praticare questa pesca. Utilizzeremo una semplice montatura scorrevole e un piombo a palla da 100-120 grammi. Una volta infilato il piombo direttamente nella lenza madre, noi usiamo una pallina in plastica dura e una pallina in gomma che funge da salvanodo. Otterremo questo assetto sulla lenza madre. Ora non ci resta che chiudere la montatura con una girella ed uno sgancio rapido. Per legare il nostro terminale noi usiamo uno snap da spinning. Raddoppiamo la lenza madre creando un'asola. Infiliamo la nostra asola nella girella. Eseguiamo questo semplice movimento. Rivediamo. Una volta effettuate 5-6 spire, inumidiamo e serriamo il nodo. Per effettuare la pesca da riva in serra useremo canne da 4 metri in su, con un'azione di lancio abbastanza potente. Come terminale utilizzeremo un cavetto di acciaio realizzato da noi. Rimani con noi perché dopo l'innesco scopriremo come realizzare il terminale. Scegliamo sempre ami proporzionati per le nostre esche, al contrario, utilizzando ami sottodimensionati possiamo riscontrare numerose mangiate senza strike. Il filetto di cefalo è sempre stato definito l'innesco per eccellenza della pesca in serra. Ma noi di pesca in mare possiamo garantire che con pesci morti di questa misura le abboccate aumenteranno esponenzialmente. Vediamo insieme come procedere all'innesco nel modo corretto. Blocchiamo l'amo fisso ad un gancio e con l'aiuto dell'innescatore passiamo la nostra esca sul cavetto d'acciaio. Inneschiamo prima l'amo fisso vicino alla testa, facendo in modo che la punta rimanga ben visibile. E poi procediamo inserendo l'amo scorrevole proprio come vediamo nel video. Se questo video è di tuo gradimento, pusha un bel like per aiutarmi a creare contenuti informativi come questo. Una volta fermati entrambi gli ami nel modo corretto, mettiamo in tiro il cavetto e sarà pronto per il lancio. L'innesco avrà un aspetto simile. Vediamo come realizzare la montatura artigianale per i serra. Ci servirà un cavetto d'acciaio da 30-40 libbre. Degli ottimi ami 3 o 4/0 in base alla grandezza dell'esca e dei rivetti per bloccare il tutto. Per prima cosa estraiamo il cavetto e infiliamo un rivetto al suo interno. Infiliamo l'amo sempre con la punta rivolta all'insù, nel seguente modo. Poi procediamo infilando ancora nel rivetto per poter bloccare l'amo che diventerà quello ferrante. Una volta spinto il rivetto vicino all'amo, procediamo bloccandolo con una pinzetta. Dopo aver bloccato il rivetto, creeremo un'ulteriore sicurezza sul terminale, facendo delle spire e termosaldando. Teniamo in tiro il cavetto aiutandoci come meglio possibile. E con lo spezzone di cavo di acciaio rimasto facciamo 10 spire molto strette. Otterremo un risultato simile. Tagliamo l'eccedenza e decidiamo la lunghezza del nostro terminale, che come detto in precedenza sarà di circa 40 cm. Procediamo ora ad inserire il secondo amo nel modo corretto, sempre con la punta rivolta all'insù. Il secondo amo sarà libero di scorrere sul terminale. Ora non ci resta che chiudere e saldare il cavetto e lo faremo nel seguente modo.
Prendiamo un rivetto ed infiliamo il cavo di acciaio due volte, così facendo creeremo un'asola che servirà per la chiusura del nostro terminale. Con l'ausilio della pinzetta stringiamo il rivetto dell'asola. E mettendo in tiro il cavetto procediamo facendo 10 spire strette, come nell'esempio precedente. Tagliamo l'eccedenza ed otterremo un risultato simile. Basterà scaldare per qualche secondo le spire create affinché si fonda la plastica che riveste il cavetto, ottenendone la saldatura. Procediamo a saldare da entrambi i lati ed il terminale è pronto. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like ed andiamo insieme a lanciare le nostre esche. Decidiamo di entrare in acqua per lanciare, superando la prima secca e lanciando in prossimità della seconda. Non forziamo molto il lancio, avendo un peso abbastanza sostenuto. Per praticare questa pesca abbiamo scelto una canna Shimano da 4,50 m con 150 g di potenza. Una canna molto divertente da usare e dalle ottime prestazioni. Ciò non toglie che possiamo utilizzare qualsiasi canna da 150 g in su per questa disciplina. E dopo un po' di attesa ecco una mangiata molto violenta. Il pesce serra in certi casi attacca la preda anche se non ha fame e lo fa per difesa del territorio. Nel recupero cerchiamo di indirizzare la preda nella nostra direzione. Il pesce serra è molto combattivo, tenderà sempre a spostarsi lateralmente e a compiere dei salti. A volte i salti del serra possono causare una slamata, perché in quel momento il pesce si contorce per cercare la fuga, mettendo a dura prova i nostri terminali. Tutto sommato, prestando la massima cautela e non lasciando mai la lenza in bando, non dovremmo avere nessun tipo di problema durante il recupero. Se vuoi scoprire un'esca alternativa a questa per insidiare il pesce serra, clicca in alto a destra. Effettuando questo tipo di pesca con lenza e terminale resistenti, pescando da riva, non avremo bisogno del guadino per spiaggiare la preda. Basterà usare la tecnica giusta per non avere nessun tipo di problema. Una volta che avremo il pesce negli ultimi metri, serrando la frizione, lo tireremo di forza verso di noi, compiendo una manovra di indietreggiamento per spiaggiarlo. Ecco finalmente il nostro serra. Non ha esitato a mangiare la nostra esca, a nostro parere molto più attirante del filetto di cefalo. Che dire, provare per credere. Un consiglio che diamo noi di pesca in mare è di pulire il pesce direttamente in mare per preservare la freschezza del pescato, soprattutto nelle calde giornate estive. Possiamo notare che si è allamato solo all'amo scorrevole, quindi probabilmente ha attaccato la preda dalla coda. Per chiarire ogni dubbio relativo al peso, andiamolo a scoprire insieme. Il nostro serra misura 3 kg e 100 g. Di solito questi esemplari tendono a girare in gruppi di 2 o 3 pesci, a differenza delle misure da 1 kg che invece girano in branco. Per oggi la nostra esperienza giunge al termine. Ci vediamo al prossimo video su Pesca in Mare.